Quando si dice che la cultura non conta, non fa il caso per un signore di Bonito che, animato dalla passione di archiviare, mettere da parte tutto ciò che rappresenta il passato, ha allestito in 25 anni un museo fai da te, composto da utensili, attrezzi, prodotti artigianali ormai scomparsi dal commercio, ma che raccontano la storia di tutte le Irpinia. Il dilemma per il signor Gaetano, il posto in cui mettere in mostra tutti questi oggetti. Fitta prima un locale sul corso, poi non trova un accordo fattivo con l'amministrazione comunale. Ed infine pensa bene di fare un'esposizione in una casa privata donata da una signora del posto, Salina Pagella. Ma facciamo insieme al signor Gaetano una passeggiata tra oggetti e utenze del passato divisi accuratamente in varie sezioni. Qui abbiamo un angolo del barbiere, in particolare questo è un uovo da barbiere che si metteva in bocca e che era magro di viso per radere meglio la barba, e poi passava di bocca in bocca, veniva lavato e poi passato di bocca in bocca, proprio igiene quasi niente. E questo qui è un trapano cuci piatti, praticamente riparavano i piatti quando si rompevano, non venivano buttati, ma furavano con questo trapano con buchi, poi si passava l'aglio in mezzo alla fessura perché l'aglio era un collante e non colavano i liquidi e quindi i piatti venivano riutilizzati. Ed era proprio un vero e proprio mestiere il cuci piatti, che andava per i paesi riparando piatti, stoviglie, vasi, tutto ciò che si rompeva, quindi veniva riutilizzato. Questo qui è il carretto dello Spazzino, che si chiamava Zedoro lo Spazzino di Bonito, che negli anni 50 che girava il paese pulendo le strade con questa carretta che si apriva con la scopa di fruscine e pulivano le strade. Qui possiamo vedere tutta l'attrezzatura delle luminarie, praticamente della famiglia Curcio, passata da tre o quattro generazioni di famiglia che illuminavano tutte le Irpinia. Giravano facendo orchestre, presepi, apparati di chiese, e quindi con Claudio Curcio, che è morto da poco, finisce la tradizione illuminaria a Bonito. Qui praticamente è il reparto della guerra, con tutte le divise della prima guerra mondiale, la seconda guerra, e qui in particolare abbiamo un piatto che davano alle vedove di guerra, con l'Italia dipinta in mezzo. Qui abbiamo le cannelle, venivano chiamate, come salvadita per la mietitura, proprio per non tagliarsi. E praticamente veniva usata così la falce, prendevano il grano, vedi, batteva e proprio salvava le dita dal taglio. Anche non potendo vedere quando prendevi il grano con le mani, quindi venivano protetti da questi qua. Ma c'erano anche quelli di canna. Chi poteva teneva più possibilità le faceva di stagno, chi no se le faceva di canna. E poi la particolarità di queste falci, che il contadino era, non sapeva leggere, non sapeva scrivere, e quando andava a mietere segnava con delle piccole taglietti sulla falce le giornate che aveva andato al lavoro, una intera, una a metà, una praticamente per ricordare quanta giornata era andato al lavoro. E poi le datavano e ci mettevano gli iniziali, per esempio alcune falce datate 1800 con il nome dei proprietari, perché per il contadino la falce era tutto, un arnese importante. Qui possiamo vedere una meteorite caduta nelle campagne di Bonito, analizzata diverse volte da vari studiosi, anche da uno studioso Enzo Festa di Pisa, ha fatto una piccola scheggia e analizzato e quindi risulta che era una meteorite. Qui possiamo vedere un album della guerra russo-turca del 1877, dove illustra tutti i capitani, le decapitazioni dei soldati che facevano, quindi è tutto illustrato di tutti i vari periodi della guerra russo-turca.
Qui possiamo vedere una bottiglia cattura mosche dell'Ottocento che praticamente veniva immerso un liquido sciropposo dentro oppure dell'aceto che le mosche, attirate dall'odore, entravano per sotto. Una volta entrate dentro non trovano più la via d'uscita e rimanevano bloccate internamente alla bottiglia. Qui abbiamo un manifesto del 1900 per la morte del re Umberto che fu mandato al comune di Bonito per annunciare la morte del sovrano. In più ci sono le lettere originali del re, quindi timbrate dalla Casa Reale, tutto originale. Qui sono tutti i corredi per i bambini, praticamente dai corredi giornalieri a quello del battesimo. Quindi abbiamo un po' tutti, e anche il libro della madre che davano alle giovani madri per vedere come dovevano allevare i figli. Questo è un antico costume di Bonito della metà dell'Ottocento. Praticamente la particolarità di questi costumi che dal colore del corpetto indicavano il proprio paese. Bonito aveva il corpetto rosso, Ariano aveva il corpetto verde, che sta sopra. Quindi Monte Calvo l'aveva nero, ogni paese aveva un proprio colore il corpetto, quindi quando le donne andavano alle feste distinguevano dal corpetto chi era di Bonito, chi era di Ariano, chi era di Monte Calvo, chi era di altri paesi. Quello è un antico grammofono portato da un emigrato bonitese nel 1910 dall'America. La voce del padrone veniva chiamato. E qui abbiamo una televisione, la Radio Marelli del 55, una quasi delle prime televisioni arrivate a Bonito, con il libretto di istruzione Radio Marelli. Alcune radio, grammofoni di vario tipo. Qui abbiamo un'antica carrozzina della baronessa Susanna di Bonito, della famiglia Grieco. Qui abbiamo un vecchio banco di scuola dell'epoca fascista, con il calamaio incorporato, con i pennini, i quaderni, le borse e la cartina geografica realizzata dai ragazzi a scuola con pezzi di legno. Qui abbiamo l'angolo di un musicista di Bonito, Crescenzo Buongiorno, che ebbe molto successo in Germania, girò il mondo con la musica e quindi stava con Puccini. E Puccini gli fece anche una dedica al maestro Buongiorno. E poi abbiamo alcune lettere di Paolo Serrao, un grande librettista di Napoli, che scrive a Buongiorno nel periodo della peste a Napoli e quindi dice di intrattenersi a Bonito perché c'era la peste a Napoli. Poi abbiamo alcuni manifesti del Teatro Rossini del 1892, delle varie opere che componeva Crescenzo Buongiorno, le casse, alcuni oggetti personali come i pennini, gli occhiali suoi, i giornali che parlano di lui, corrispondenza di vario tipo. Qui abbiamo tutta l'attrezzatura medica, dalla lavanda gastrica al forcepe per prendere il parto che veniva preso così, chissà quando il bambino ha dato i natali, dagli oggetti del dentista alla valigetta per le operazioni con siringhe, seghe per imputare le ossa, sterilizzatori. Qui abbiamo tutto il reparto di medicina, con le varie boccette di medicina. Praticamente io, il mio mestiere da falegname che giravo un po' pure per i paesi facendo lavoro, dove vedevo roba la gente comunque me la dava, quindi è un po' da tutti l'Irpinia. Alcune cose vengono anche da Carpi, da Modena, che mio zio che era muratore, che stava lì, che è morto, quindi quando trovava qualcosa anche lì me la portava a me. Al signor Gaetano e soprattutto alla sua apprezzatissima attività è stato dedicato anche un libro dal titolo Alla ricerca delle cose perdute, per far conoscere alle giovani generazioni l'utilizzo e l'importanza di alcuni oggetti del passato.
E sono tutte cose, insomma, di cui si è persa memoria, magari i ragazzi, soprattutto quelli più giovani, non conoscono affatto, insomma, non hanno proprio idea dell'utilizzo, insomma, e dell'essenza, insomma, di questi oggetti.